che ci sia un po' di collaborazione anche da parte dei dirigenti di società, dai ragazzi, perché per la verità, cioè, questo è il primo atto di violenza che abbiamo, diciamo, subito da parte di un arbitro della nostra sezione. Ma il problema è che si deve dare un po' di, come devo dire, un po' di educazione a questi ragazzi, cioè non possono andare sui campi la domenica e far sì che diventi quasi uno sfogo sociale andare sui campi, o se perdono se la prendono con l'arbitro, se poi loro sbagliano un rigore non succede niente. Io questo non riesco a capire, anche se faccio parte della classe arbitrale e quindi li difenderò per sempre. Però non è possibile che un ragazzo va su un campo con 22 ragazzi che giocano, cioè ci può stare l'errore, succede in Serie A, è giusto, ci può stare l'errore, ma che poi venga usata violenza su un ragazzo di 22-23 anni, questo non è ammissibile. Ha avuto modo di sentire il ragazzo? Come no, come no? Sono stati messi 4 punti di sutura, è stato in ospedale, 4 punti alla testa addirittura, cioè colpire un ragazzo alla testa, io non voglio dire che, però è una cosa pericolosa, cioè, perché si arriva a questo? Cioè, io posso capire una cattiva parola, una parolaccia, ma usare degli oggetti per colpire un arbitro non ci sto, è assoluto, cioè, assolutamente non ci sto. È un motivo, si devono prendere dei provvedimenti dalla parte federale. Io non so il giudice sportivo cosa abbia deciso, però questi atti io non li tollero.